Nuovo scontro tra Aaron e Wax. Dopo i numerosi scontri avuti nella scuola di Amici, i due allievi sembrano non riuscire proprio a trovare un punto d'incontro e le tensioni del serale hanno peggiorato solamente la situazione già vacillante. In vista della terza puntata della fase serale di Amici, la paura di uscire aumenta sempre di più e durante il daytime di oggi 31 marzo i ragazzi si sono ritrovati per fare delle previsioni sui prossimi eliminati del talent. Dopo l'uscita di Megan, NDG, Gianmarco e Piccolo G, i più preoccupati sul loro destino nel programma sono Cricca, Maddalena e Samu. Allo stesso modo, anche Wax, uno dei cantanti di punta di quest'edizione, ha ammesso di non essere totalmente sicuro riguardo la sua permanenza nella trasmissione. Anzi, ha aggiunto di non esserlo mai stato, tanto da non aver mai disfatto la valigia. Al che, Aaron ha reagito facendo delle smorfie per prendere in giro il collega. In poche parole, il cantante della squadra di Rudy Zerbi non ha creduto minimamente al suo discorso e ha voluto fargli capire di averlo trovato un po' ipocrita e stucchevole. Dimmelo qua in faccia, Aaron. Bravo. Vattene a fan asterisco 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 o... ha esclamato Wax dopo essersi accorto della scena. Wax e Aaron. Ennesima lite. A questo punto, è intervenuto Cricca, dicendosi d'accordo. Aaron, però, è rimasto fermo sulla sua visione, notando una certa discordanza in Wax tra quello che dice e quello che poi mette in atto. Tu mi mandi a fan asterisco 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 perché non ti sto simpatico e io non posso dirti le cose. Punto. Se te le dico non va bene. Se non te le dico non va bene. Dimmi allora cosa va bene, ha poi aggiunto. La discussione è poi andata avanti, ma non riuscendo a trovare un punto d'incontro, è intervenuto allora il ballerino di Alessandra Celentano, Ramon, che ha specificato come non provando simpatica reciproca sarà difficile andare d'accordo e, dunque, sarebbe meglio lasciare perdere.